Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Tienilo più lontano. Oh, così. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Non c'è nessuno. Mi vedete? C'hai due persone che ti stanno guardando, vedi? Quattro. Ecco, vedi? Ti scrivono. Buonasera, scusate, non avevo fatto l'aggiornamento, io non sono tanto pratica di queste cose. Allora, come state? Tutti bene? Dunque, ciao a tutti. Allora, innanzitutto volevo dirvi che se mi conoscete sapete già che ho fatto un viaggio nell'aldilà. E poi sono tornata perché forse non avevo espletato il mio dovere. Poi, anzi, un'altra cosa volevo dirvi. Io sono in contatto con l'aldilà, però non sono un telefono. Non potete chiedermi, mettimi in contatto, domanda a mamma, domanda a babbo. Io aiuto tutti. E tanto volentieri, però le anime vengono loro da me, non vado io a cercarle, perché loro lo sanno che io accetto tutti e appena ho un messaggio per tutti io lo passo. Ciao Marco, ciao, ciao a tutti. Quanti siete stasera? Che bello. Fatemi delle domande, se posso rispondo a tutti, certamente. Così, oh, bene. Buonasera a tutti. Allora, il mondo dell'aldilà è bello, bellissimo. C'è tanta pace, c'è serenità, c'è tranquillità, non c'è cattiveria. Ora penso che con questa brutta malattia che gira, tanta gente si converta di più, tanta gente penserà più aiutare il prossimo. E vedo che ci sono tanti, tanti, tanti volontari, tanta gente buona nel mondo. Probabilmente ci voleva questa cosa per fare cambiare le persone, per farle diventare un po' più buone. Voi la pensate come me? Non so nelle vostre città, nei vostri paesi com'è la situazione. Qui per ora è abbastanza tranquilla. Certo, prendiamo tutte le precauzioni del caso, però essendo un piccolo paese siamo un pochino più consapevoli di cosa sta succedendo. Domande nessuna, buonasera, molto piacere. Ciao Ilaria. Mamma mia, quanti siete, che bello. Mi dispiace che stasera non mi funziona il computer. Mi vedete un po' così, eh? Allora, ho sentito fra tante cose che qualcuno dice che ci sono, mettono degli allarmismi troppo forti, suggerimenti che vengano dall'aldilà. No, vengono mai, mai, anzi, incoraggiano sempre. Non credete a chi dice che è la fine del mondo, non è vero nulla. E ho letto degli articoli ieri che mi hanno fatto proprio arrabbiare. Dunque, il mondo del paranormale è un mondo molto, molto vasto, però bisogna stare attenti con chi si parla e come si parla. E non è uno scherzo, non è uno scherzo né fare le sedute medianiche, né
né fare la scrittura, attenzione con la scrittura. Bisogna farsi uno scudo prima di fare cose così, perché ci sono tante anime buone, ma come nel mondo reale, anche nel mondo virtuale ci sono anime che non sono pulite. Si fa presto a farci venire vicino al diavolo. Il diavolo esiste. L'NDE l'ho avuta tantissimi anni fa, ma tanti, tanti, tanti. Ero una ragazzina, avevo 25 anni e mi ha portato a cambiare vita, a cambiare il modo di pensare. Sono un'altra persona. Sara, mi daresti un bicchiere d'acqua, per favore? Cosa ho visto? Nell'altro mondo ho visto cose bellissime. Non sono riuscita a vedere entità. Sentivo che c'erano, ma non le ho viste, ci sono stata troppo poco. Però quello che ho visto, quella luce, quella tranquillità, quel profumo che non esiste, in questo mondo qui, non esiste. Scusate, ma ho troppa sete. Cosa devo abbassare? Abbassi un po' il... Buonasera. Così? No. Del dolore sì, ma della morte no. Di là si sta troppo meglio, a dire la verità. Io no, non volevo tornare, eh. Non volevo tornare perché... Quella pace e quella tranquillità che c'era di là, qui non c'è. Bisogna cambiare ancora molto. Ecco, ora ci si mettono anche. Io non ho avuto esperienze col diavolo, per fortuna, però so che c'è. E ho tanta paura. È per quello che ho paura. Perché so che c'è. Dunque, domande non arrivano più. Oh, allora vengo qui. No, non è la stessa cosa. Cos'è successo? Io ho visto gente. Che ha scherzato col diavolo. E non è una cosa bella, eh? Ve lo posso dire perché diventano cattivi, diventano violenti, diventano. No, no, io so che esiste il diavolo, io non l'ho mai visto e spero di non vederlo, però esiste. E come esiste il bene, esiste il male, purtroppo. Bisogna scegliere noi che strada prendere. Sei sicura che non vado bene lì? No. Qui non mi arrivano più domande. Oh. No, no, questo davanti, quello che ti vedo. Qui però c'è una morte. Dunque, mi parlo della mia esperienza. Dunque, io avevo dato un pizzicotto al mio bimbo. Avevo un bimbo che si era levato un dente e per contentezza era tanto che gli dondolava e per contentezza gli ho dato un pizzicottino. E mi sono fatta male senza rendermene conto. E il giorno dopo questa mano era molto gonfia, andai all'ospedale e mi dissero che avevo un problema grosso e sicché dovevo fare un altro trapianto osseo perché avevo un tumore alla mano.
Abbiamo fatto questo intervento credendo che fosse una cosa leggera, ma io avevo paura. L'anestesia non funzionava e insomma, a un certo punto mi hanno messo una mascherina e con la mascherina io mi sono sentita tirare e sono uscita. Praticamente sono morta perché sono uscita dal corpo. Io mi sono vista sdraiata sul lettino, ma io ero sopra un mobile e mi guardavo di sotto e vedevo i medici che urlavano, che discutevano perché dicevano: la perdiamo, la perdiamo. Io ho girato gli occhi e ho visto che c'era una porta dietro questo mobile. Ho aperto questa porta e sono uscita. La porta dietro, appena aperto, era buio. Poi ho fatto un passo e mi sono sentita proprio risucchiare come in un vortice e ho volato. E ho volato e vedevo da lontano una luce che si avvicinava sempre di più, una luce forte, una luce bella che non avevo paura. E allora sono andata in cima a questo tunnel, faccio per scavalcarlo perché mi sembrava era un tunnel rotondo. Ho scavalcato con una gamba, ho fatto per scavalcare anche con l'altra. E invece non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché mi sentivo che qualcuno o qualcosa mi tirava per un piede. Quei pochi minuti che sono rimasta lì, io ho sentito, per tutto stavo bene, non avevo dolore, non avevo niente. C'era una tranquillità, una pace incredibile. Dei profumi che non esistono, ho provato ad andare nelle serre, ho provato ad andare a tanti fioristi, no, non esiste quel profumo lì. E non ho visto nessuno, però sentivo che non ero sola, c'era qualcuno con me, però no, non l'ho visto. E poi mi hanno tirato forte e mi sono ritrovata il giorno dopo nel letto. Arrabbiata, molto molto arrabbiata. Io sapevo cosa lasciavo perché quando ero nel tunnel sapevo che avevo una bella famiglia, avevo due figli, marito, lavoro, c'avevo tutto, non mi mancava niente. Però volevo stare di là perché quella pace, quell'amore che c'era di là, di qua non esisteva. Quando poi ho provato a parlarne, prima con i medici, con mio marito, mi prendevano tutti per matta. Non è vero, hai sognato, ma non era un sogno. Non era un sogno perché i sogni dopo si dimenticano. Questo è un sogno che non si può dimenticare, perché a me mi ha cambiato la vita. Mi ci è voluto del tempo per farmi capire, ma ci sono riuscita. Ci sono riuscita e ho cambiato davvero la vita, perché sono diventata un'altra persona. Non penso più alla vita frenetica che avevo prima, al lavoro, ai soldi, alla casa, a tutto. Ora penso tanto al prossimo, ora mi dedico più che posso ad aiutare, perché mi sento felice solo quando posso aiutare e questo per me è una cosa grande. E poi dopo questo viaggio io ho voluto conoscermi meglio perché io di queste cose non ne sapevo niente. E ho cominciato a leggere perché una signora, ho conosciuto una medium e mi ha fatto leggere tanti libri interessanti, anzi, i libri che mi sono piaciuti di più sono quelli di Massimo Einaudi, perché mi ci sono ritrovata proprio dentro. Allora ho detto, allora
Io non sono matta. Allora questa cosa è successa davvero. Perché non è facile dire queste cose. Poi dirle ora sì, però dirle 40 anni fa no, non si poteva. Come minimo eri scema, via. E non era una cosa fattibile. E poi piano piano ho cominciato a sentire delle voci che hanno parlato, che mi parlano, che non sono sola, che ho sempre qualcuno vicino e lo sento, a volte lo vedo, il mio angelo custode, chiamatelo come volete. E questo angelo custode tante tante volte fa venire dei colleghi, degli amici, chiamateli come volete, mi vogliono dare dei messaggi, ho spesso messaggi per i genitori, per le mogli, per i mariti, messaggi che io passo, però anche a persone che io non conosco assolutamente, però vengono spontaneamente da me e come e mi dicono delle cose che io non posso sapere di gente che sta in altre città e io sto sempre qui, in una casetta di campagna, sicché non è che giro. Però con queste cose qui mi sento di dare un po' di levare un po' di pene a queste persone. Sì, è vero, non si vedono più quando, ma non sono morti, sono in un'altra dimensione e stanno bene e vorrebbero, che si stesse tutti meglio. Io non lo so, però questo dramma che sta vivendo ora il mondo, forse ce n'era di bisogno. Perché vedo tanta solidarietà che prima non c'era. Io non, assolutamente non voglio entrare in politica perché non ne capisco niente, non mi piace. Però vedo che si sono uniti tanti paesi e questo è una cosa buona, secondo me. Ora guardiamo qualche domanda, eh? Appena, quando io i messaggi, qualcuno di voi mi conosce già, io ve li mando. Però, io non prendo in giro. Non posso dirvi che è venuto questo, che è venuto quell'altro, quando per me, quando io non lo sento o non lo vedo. E mi dispiace perché c'è tanta gente che su queste cose ci specula e su queste cose non si dovrebbe scherzare e non si dovrebbe giocare e assolutamente non bisogna prendere soldi perché questi sono doni che ci vengono dati e come ci vengono dati vanno ridati. Non si può speculare su queste cose, non fatevi prendere in giro, perché c'è troppa gente cattiva in questo mondo ancora. No, io non ho visto i miei cari, purtroppo non li ho visti e ne ho tanti. Dunque. Vorresti avere il mio dono. È bello, ma a volte è brutto. Perché a volte si vedono cose che non si vorrebbero vedere, non si vorrebbero sentire, e magari lo sai prima e non sai come fare perché non lo puoi dire. Mi è partito cosa? La mamma di Gianluca, pensa a Gianluca e ti insegno come fare a sentirlo se vuoi.
Allora, mamma di Gianluca, tutte le mamme, prendete la mano destra, appoggiatela sulla spalla sinistra, così. Ma dovete farlo quando siete tranquilli, quando non avete staccato il telefono, quando siete proprio rilassate. Fate così. E pensate ai vostri cari. Sentirete una leggera carezza. Questi sono loro, sono i vostri angeli che si vogliono far sentire. Cercate di fare un sorriso, non piangete, perché loro nell'altra dimensione non soffrono, però soffrono vedendo voi star male e questo non va fatto. Bisogna tenerli, perché loro sono vicini al Signore, e bisogna tenerli tranquilli. E loro magari ci possono aiutare quando possono. Non sono sottoterra, non sono sottoterra, sottoterra c'è solo i vestiti. Loro sono in alto. E purtroppo, con più sono giovani che vanno via, e con più sono anime pure, sono più vicine. C'è una scala di là. Bisogna salire questa scala. Con più si va in alto, e con più si sta bene. Ma se voi piangete, le scale diventano ancora più lunghe, perché i nostri cari si fermano e fermandosi perdono tempo e vogliono star bene anche loro. E allora pensateli in un posto bello e non piangete. Beh, io sono diventata religiosa, ma non bacchettona. Religiosa, ma so distinguere il bene dal male. Ora. Il diavolo con me non ce la fa. Non ce la fa perché il Signore mi ha dato dei doni e sa che io non lo metto di mezzo il Signore. E quando c'è di qua ci sono le persone che prendono in giro, ma di là basta fare un alto là al diavolo. Ok? Ho aperto la porta, c'era una maniglia che non avevo mai visto, quelle maniglie. Era una maniglia tutta rotonda. L'ho girata e si è aperta. Grazie a tutti. Beh, io penso di sì, che anche chi si suicida vada al Signore, perché il Signore non porta rancore. Il Signore perdona tutti, vai tranquilla. Di una preghiera per quest'anima. Andà veloce così. Lo vai dopo. Ne avevo vista una caduta di 12 metri, mi interessava. Aspetta un attimo. Sì. Che bello, Laura. Che bella, hai visto che bella storia hai avuto anche te? Vedi che gli angeli ci sono? Non hanno voluto che tu ti facessi male. È bella questa cosa. Poi? Ma io non ho avuto dolore perché forse ero sempre sotto l'anestesia. Io mi sono svegliata la mattina dopo.
perché poi le anestesie avevano funzionato tutte insieme e poi ho dormito. Però penso sia doloroso perché sia doloroso più che altro arrabbiati. Quando io poi dopo di questa cosa ora ho parlato con tante persone che è successa la stessa cosa che è successa a me, non sono la prima, non sono l'ultima. E tutte le persone abbiamo fatto tutto lo stesso tragitto. Tutto lo stesso viaggio, tutte col tunnel, tutte con la luce, tutte con la pace, e tutte arrabbiate quando si rientra. Perché nell'altra dimensione è tutta un'altra cosa. La vita è diversa, cioè di là c'è vita. Io non ho potuto sentirla più di tanto, però ho sentito che c'era vita. Io non ho visto anime. Però ho sentito che c'erano, perché non ero sola, mi sentivo che non ero sola, ma non c'è stato il tempo. No, non capisco, Daniele, fece un sogno? Ma io a questa domanda non ti so rispondere, Daniela. Non ti so rispondere. Come ti puoi proteggere dalle persone cattive? Amale. Te amale. Poi piano piano l'odio si trasforma. Non andrebbe mai trascurato di voler bene al prossimo, a tutti, ai poveri, ai malati, ma non facendo un'elemosina, una carità. A volte basterebbe un abbraccio. Ora in questo momento non si può, però un abbraccio, un ti voglio bene vale più di 50 euro, ve lo dico io. Io penso che Dio ha voluto che io facessi questa cosa perché forse era una persona egoista. Era una persona che pensava, come quasi tutti, a fare la bella vita, a pensare solo a me. Invece io ora la penso diversa, la penso più. C'è tante persone che hanno bisogno di noi. Poi io Dio lo percepisco sempre. Mi piacerebbe una volta vederlo, ma non si può, non sono degna. Non lo so, Rita, se le persone cattive. Io penso che poi quando arrivino all'ultimo minuto si convertano. Io lo penso. Non credo nemmeno che ci sia. L'inferno, io non credo che ci sia. Io penso che sia solo una strada un po' più lunga per arrivare in cima alla scala. Un po' più lunga, uno si dovrà pentire, però non, no, assolutamente non credo che ci sia l'inferno. Probabilmente sì, ci avrò dei compiti da fare. Io tutto quello che posso lo faccio. Tutto quello che mi viene detto, cerco di farlo, tutto nel mio possibile, perché io sono una persona semplice, non ho tante,
tante cose da volere, io mi accontento di poco. Una volta no, una volta mi piaceva vestire bene, mi piacevano tante cose, ora non ci do più importanza a queste cose. Sono cose che non servono a niente, secondo me. Ma a me quel tunnel mi sembrava una cosa bellissima, Antonella. C'era una luce in quel tunnel che te non... È come se tu guardassi il sole a mezzogiorno, no? Quando il sole ti picchia proprio forte. Però nello stesso tempo è un sole che non ti bruciano gli occhi. Hai capito? Il tunnel secondo me è una bella cosa. Peccato che non sono riuscita ad andare di là. Vedi, io prima avevo una fede impostata. Perché vengo da una famiglia dove dovevi andare a messa, dove dovevi fare quello, cioè era un obbligo e a me pesava questo obbligo. Ora, a parte che in questi giorni non si può andare a messa, vabbè, però tu sapessi com'è bello pregare in casa tua. E poi non importa dire proprio le preghiere che vengono quelle che ci hanno insegnato da bambini. Una preghiera è anche un pensiero positivo che ti hai verso l'umanità. Questo secondo me è una preghiera. È un far del bene a qualsiasi persona, un sorriso. Cantare. Cantare è una preghiera. Teresa, se mi arrivasse un messaggio, io te lo mando. Però così no. L'altra volta venne la mamma di una signora, venne così intanto che si parlava e ebbe subito un messaggio. Stavolta non, per ora non sento nessuno, non viene nessuno. Forse perché mi vedono. Che stasera non sono messa tanto, tanto bene. Non importa andare in chiesa a pregare, si può pregare in qualsiasi posto. Basta che tu lo faccia col cuore. Perché non importa farsi vedere, si può fare a letto, quando le preghiere nel pensiero. Sì, io faccio così. Le parole che non andrebbero trascurate. Voler bene a tutti. E pregare per chi ne ha bisogno. Però prego spesso per i detenuti, per quelli buoni e per quelli cattivi che ne hanno più bisogno, perché forse a loro non ci pensa nessuno. Sì, meditare può essere una preghiera. Vedi Alessandra, fai proprio bene te. Il Signore c'è da tutte le parti, non importa andare in chiesa. Anche perché io della chiesa ci credo, ma di tanti sacerdoti no.
E con questo. Dunque, Rita, aspetti un segno. Che ti devo dire io? Credici. Bisogna essere ottimisti nella vita. Il pessimismo non porta a niente. Sì, la situazione che è ora è brutta, però ci voleva, da una parte ci voleva. Io penso che non manchi tanto alla fine di questa situazione. E ci ritroverà persone cambiate in tutto. Si ricomincerà da capo. Io mi auguro che piano piano venga il boom come negli anni 60, dove tutti potevano comprare qualcosa in più e dove tutti lavoravano e che non ci sia questa disoccupazione, che ci sia un po' di felicità per tutti. Io sono ottimista su questa cosa qui. E ho sentito un parere l'altro giorno su un canale e diceva: è vero, non, gli eroi non sono quelle persone che vanno in televisione, fanno i programmi, i calciatori. I nostri eroi ora sono quelle poche persone che devono lavorare, i medici, gli infermieri, i commessi dei grandi magazzini, dei supermercati, loro sono eroi, i carabinieri, i vigili, tutte le forze dell'ordine. E bisognerebbe ridimensionare un po', le cose, ecco, i calciatori che prendono tutti questi soldi, non è giusto, è un lavoro come un altro. Sì, possono far divertire, possono avere qualche cosa in più, ma no, queste cose così lussuose, queste cose, e poi a quei poveri pensionati che non gli danno niente di pensione. Non è giusto, io non trovo una cosa giusta. Dunque, Ilaria, io prima facevo tante, tante sedute medianiche perché avevo un bel cenacolo e si potevano fare tante cose, anche perché sono ritrovata medium, che non lo sapevo tutte cose che mi hanno detto. Ora purtroppo non le faccio più, sia perché non ho più la compagnia giusta. E sia perché la mia salute ora lascia un po' a desiderare. Però tanto io, ti ho detto, c'ho sempre un qualcuno vicino a me che mi dice delle cose, che mi dice come devo fare, cosa devo fare. E poi a volte portano altre anime e che mandano messaggi o parole di incoraggiamento. Un saluto, un abbraccio per i cari che sono rimasti qui sulla terra. Però io non cerco, vengono loro da me. Non mi piace a me, non è un disturbo per loro, però anche loro hanno dei compiti dall'altra parte e possono venire quando possono, quando gli danno il permesso, quando sono arrivati in cima alla scala, perché dipende da tante cose. Tutti abbiamo dei peccati, perché tutti siamo umani, però bisogna avere la forza di pentirsi di aver fatto questi peccati. Ma pentirsi veramente, no pentirsi con la bocca, pentirsi veramente.
Di dove sei? Io sono di Calci. Calci vicino a Pisa. Fammi vedere questo. Grazie Maria. No, 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 no. No, queste sono cose che si fanno col cuore. Anzi, quando riesco a dare un messaggio o sollevare l'anima di qualcuno, di qualche genitore, di qualche, anche di qualche figlio, sono contenta. Non capisco questa. Graziella, ma la tua suocera era già nell'altra dimensione o no? Sognava spesso il tunnel, forse aveva visto qualche film. Io prima che mi succedesse non avevo mai sentito parlare di queste cose, perché in casa mia non se ne parlava, assolutamente, no. Sicché non ti so dire. Sì che faccio incontri, viene tanta di quella gente a trovarmi. Tutti abbiamo qualcuno che ci protegge, tutti. L'angelo custode ce l'abbiamo tutti. No, no, io non ho nessuna procedura. Chi vuol venire viene e lo sento. A volte li sento, a volte li vedo, a volte li descrivo, ma dipende, non dipende da me, dipende da loro. Bah, mi fai richiesta su Cristina, mi fai la domanda su Facebook, io ti rispondo e poi ti dico come fare. Non c'è nessun problema. Sì, lo so chi è il mio angelo, ma è mio, me lo tengo io. E dove vive, vive con me. La mia salute. Guarda, da una parte non vedo l'ora di andare di là. Mi dispiace perché qui ho ancora un po' di cose da fare. Porca miseria, c'ho una nipotina ancora piccina da crescere. Una l'ho già cresciuta. È bella, eh? E ora c'ho quella piccina. Bisogna crescere anche quella. E poi, quando c'è l'anziano si va. Questo è il male minore, guarda. Sì, Roberta, si farà un appuntamento quando ci si può muovere, perché ora non si può muovere, eh? Ora è tutto fermo. Ce ne abbiamo ancora per un mesetto. Forse Pasqua, forse sì, forse no. Però, oggi intanto non c'è stato aumenti, eh? Siamo già bravi. La tua socia si è ammalata dopo, eh?
Probabilmente era una sensitiva e aveva sentito prima. Olena, non sempre possono venire. Ora magari ci avrà da fare qualche cosa col Signore. Poi, appena può, si fa risentire. Stai tranquilla. Succedono gli incidenti. Hai ragione, hai ragione. Però, come ho detto prima, le anime più pure vanno via prima, perché devono andare vicino al Signore. Lui le vuole vicino a sé. Donatella, pensa che io la mia mamma l'ho sognata dopo 30 anni. No, no, non avevo mai sognato i miei genitori. E è stato bello. Ma ci è voluto tanti anni. Ma io non credo che ci sia una connessione fra malattia e anima, però non te lo so spiegare più di tanto. Prova a mettere, Cecilia, prova a mettere una fotografia di Gaetano sotto il cuscino. Prova. Stasera non vuole venire nessuno, non so perché. A volte vengono. Stasera non vogliono venire. L'esperienza più bella per me è poter aiutare. Sempre. Arturo, mi dispiace per il tuo figliolo, ma il tuo figliolo sta bene. E forse ti è più vicino di quanto tu possa immaginare. E ti ho detto, se metti la tua mano destra sulla spalla sinistra e stai fermo, fermo, e aspetti un attimo, può darsi che tuo figlio ti faccia una carezza su quella mano. Mary, forse sei ancora troppo arrabbiata. Devi accettare questo volere del Signore, perché non hai ancora accettato questa cosa. Marisa, se mi arrivasse un messaggio te lo mando sicuramente. No, a me non mi è successo dopo un incidente, a me mi è successo dopo un intervento banale, ma non per via dell'intervento, per via dell'anestesia. Non lo so perché non ci ricordiamo i sogni. Anch'io difficilmente me ne ricordo. Però mi hanno detto che non bisogna toccarsi la testa. Se ci si tocca la testa quando ci si sveglia, dice i sogni vanno via. Non so se è vero, eh.
No, io non li chiamo Rita, vengono da soli, quelli che possono vengono da soli. Se ci fossero messaggi ve li mando sempre. Qualcuno di voi l'ha già avuti. Laura, io la metterei la fotografia del figlio. No, non è lontano da te il tuo babbo Lili. Probabilmente no, non può farlo in questo momento. Ma io sono sicura però che dei messaggi te li mandi. Se trovi dei cuori, se trovi delle piume, se trovi delle farfalle anche fuori stagione, pensaci. Ciao Sara. Buonasera Roberta. Ciao Rita. Mi dispiace Lori. Arturo. Ha chiamato tuo figlio e forse voleva salutarlo. Mary, però dormire bisogna dormire. Se non ce la fai, aiutati con una camomilla o con qualche cosa di leggero, ma devi dormire, eh. Acepiche dagli Stati Uniti. Oh, che bello! Ciao! Che piacere a tutti, anche a me mi fa piacere vedervi. No, io non ho pubblicato libri, sono una persona ignorante, però c'è un medico che ha scritto, che ha scritto qualcosa anche su di me. Il dottor Vaccarin, Davide Vaccarin, ha scritto un libro NDE che parla di diverse storie e c'è anche la mia. Se me lo prendi, Sara, lì sotto, te lo faccio vedere. Non dovete piangere, perché se piangete, si ferma il loro cammino. Sicché, lo so che state male, tutti si sta male, cioè bisogna fare un pianto unico e poi basta. E poi basta, bisogna pensare che sono anime in un posto bello, in un posto che hanno bisogno di pace, di tranquillità. Ecco, ora vi faccio vedere anche il libro dove ci sono anch'io, NDE. Di Davide Vaccarin. È un bel libro, è un libro che si legge bene, che c'è tante storie e è una cosa che non mi immaginavo mai che venisse un medico a farmi un'intervista. Me ne hanno fatte tante. Bello però. Hanno fatto anche una tesi sul mio viaggio nell'aldilà. E è andata anche molto bene. Si è laureata molto bene questa ragazza. Bene.
Ecco Marisa, pensali sempre con amore. È la cosa più bella. In parte sì, cara signorella, in parte sì, ma non è tutto. Comunque, questa è stata una cosa grossa, Da una parte ci voleva, perché sta cambiando il mondo. Però certo, troppa gente va via tutta insieme così. Vedi Roberta, vedi? Non si deve piangere. Sì, Denise, sì, ci sono su YouTube. Sono state fatte tante interviste, ma già da tanti anni. E non voglio essere presuntuosa, però da che è uscito il libro, anzi prima perché... perché c'è un programma sul computer, NDA, e parla di tante cose. E io fui intervistata, e poi dopo sono cominciate diverse conferenze in città, qui a Pisa, ma poca roba. Poi sono stata invitata a Roma da Magalli e lì ho fatto da pioniere, perché poi dopo tutti quelli che come me avevano paura a dire queste cose non hanno avuto più paura e hanno cominciato a parlare. E allora queste persone sono venute fuori e sono venute fuori anche persone importanti, attori, presentatori, cantanti che hanno avuto la mia esperienza, che non avevano mai parlato per vergogna, e io ho fatto d'aprifuoco. Dopo me sono venuti tanti e questo mi ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire che hanno avuto fiducia in me. Sì, io ora abito a Pisa, no, non sono una pisana, però ormai sono una vita che sono a Pisa e mi considero toscana. Non proprio Pisa, paesino vicino, vicino, vicino. Manuela, sai che ti vede il tuo babbo? Ti vede e ti sente e ti dice forza e coraggio e cerca di star sempre meglio. Tesoro, i genitori mancano a tutti, però non bisogna piangere. Cosa risolvi piangendo? Fai star male loro e basta. Non serve. Sì, hai ragione. Hai ragione, Denise. Roberto, sì, purtroppo sì, sia belli che brutti.
E quelli brutti sto male perché non li posso dire. No, no, non che nessuno me lo vieta, ma me lo vieta la mia coscienza. Marica, tuo figlio ha avuto un incidente? Laura, la mia storia la puoi trovare su YouTube. La puoi trovare. Ci sono diverse interviste e puoi vedere tutto. Vanni, sì, a volte li vedo anche, non sempre, però a volte li descrivo, ecco, anche come sono vestiti, come portano i capelli, come. Alessandro, c'è sempre qualcuno con te, non siamo mai soli. Volevo sapere dalla mamma di Marica. Marica, sei tranquilla. Marica, stai tranquilla, non piangere. Ti arriverà un messaggio, ma non ora, eh? Nell'altra dimensione c'è vita. E c'è vita bella, non come qui. Non c'è cattiveria di là, eh? L'ho già detto prima, io non sono un telefono, io sono una persona come tutti voi, che ogni tanto mi vengono a trovare delle anime che hanno dei messaggi per voi e io ve li passo, però io non vi voglio prendere in giro a dire sì, c'è questo, sì, c'è quello, non è vero, io non lo posso fare, io non mi sento di prendere in giro nessuno. Siccome sono una mamma e una nonna e sono una persona seria, e baggianate non ne faccio. Sicché appena ho dei messaggi personali per voi, ve li mando e li mando sempre. Però da dire, vi dico ora che no, no, non posso. Capire chi. L'avevo detto l'altra volta, se vi ricordate, e qualcuno si è ricordato che sarebbe successo qualcosa di molto brutto. Però non si poteva dire. Vorrei sapere perché, grazie a voi che mi state qui a ascoltare, tutti sono nella luce,
più o meno forte, ma tutti nella luce. E poi andranno tutti nella luce forte. Ho detto non esiste di là l'inferno, non è vero niente. Perlomeno io non l'ho visto e forse ci dovevo andare, eh. Marica, aspetta. Signora Margherita, come vedo il futuro? Lo vedrò molto bene ora. Perché tante persone hanno capito tante cose con questo virus. Hai ragione, Mary. Hai ragione. Però lo devi accettare perché probabilmente. Io penso che è già tutto segnato. Probabilmente doveva accadere questa cosa qui. Doveva accadere perché tuo figlio era già una persona perfetta. Cosa ci stava a fare sulla terra a patire? Doveva andare in un posto dove stava bene. Sì, le anime si ritrovano tutte. Grazie Tommaso. Roberto, io vorrei abbracciarvi tutti quanti. Ma Serenella era una ragazzina, era giovane giovane. Ma no, ma non c'è il purgatorio. No, c'è solo una scala che devono salire. Bisogna salire questa scala. Che io la scala in lontananza l'ho vista. Io dovevo ancora uscire dal tunnel. Ero uscita solo a metà, probabilmente io andavo in cantina. E poi piano piano dovevo salire al centesimo piano. Però no, secondo me non esiste né nel purgatorio né nell'inferno. Il Signore ci ama tutti. Non lo so, Antonella, se viaggiano insieme. Può darsi, però. Questo non te lo so dire. Però sarebbe bello andare di là per mano, Tommaso, hai pienamente ragione. Ma non solo la natura, anche la cattiveria dell'uomo. Sì, ci ritroveremo tutti insieme, Rita. Famiglia Curci Anna, sì, arrivano i messaggi, li sto leggendo tutti. Tranquilla, tranquilla. A quelli che non rispondo ora, magari domani o dopodomani, io rispondo a tutti, ricordatevelo. Anna Maria, la tua mamma ti voleva dire che devi stare tranquilla. Farti vedere che teneva la mano un'altra anima, farti vedere che di là non è sola, ci sono tutti.
No, non è Dio che ci giudica, siamo noi che ci giudichiamo. Perché poi ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto. Angela, sicuramente tuo papà. No, non è fantasia. Non è fantasia, vai tranquilla. Non c'è per ora, no. Antonietta, non insistere, con più insisti, con più se non lo vuole fare, lascialo fare, si renderà conto da solo, quando magari può darsi che un giorno non si senta bene e voglia chiedere aiuto, allora poi dopo gli viene anche la voglia di pregare, la voglia di credere, è così, sai, ma te non insistere. Lo farà da sola. Certo, Roberto, stai tranquilla. Se arrivano dei messaggi, ve li mando tutti questa settimana, eh? Marinella, è passato tanto, tanto tempo. Staranno benino, ma dipende da quanto si sono pentiti da quello che hanno fatto. Però poi staranno bene. Se si ammettono di aver sbagliato, poi stanno bene. Tiziana, mi dispiace, ma se lui soffre, non accetta il volere del Signore e soffrirà sempre. Cecilia, se arriva, senz'altro. Soraya, stai tranquilla. Massimiliano, non dipende da me, te l'ho detto, dipendono da loro. Se vogliono venire, più che volentieri. Leo, tuo marito ti dice amati. Hai capito? Vogliti bene te. Miriam, io non voglio sollevare una polemica. Però a Medjugorje non ho mai creduto. Anche perché ho letto una cosa. Allora, siccome è venuto l'ordine di non fare più assembramenti, allora l'ultimo messaggio che ha dato la Madonna a questa signora gli ha detto che da due messaggi settimanali siamo passati a un altro anno.
Non mi sembra una cosa verosimile. Come in un giorno, dopo anni e anni e anni e anni, che c'è sempre due messaggi la settimana o di più, dopo che è venuta questa restrizione, ha dato appuntamento a tutti al 17 di marzo di un altro anno. Pensaci te. Amalia, forse la mamma non è ancora arrivata, sai, perché nell'altra dimensione non c'è tempo-spazio, non si può dire se ci stai 5 minuti, 5 ore, 5 mesi, non esiste il tempo, sicché non si sa quanto ci vuole. Marika, arriverà presto. Secondo me il peccato più grave è l'omicidio. Nessuno può decidere per la vita degli altri. Grazie, Arturo. Certo, l'ho detto, qualsiasi messaggio che arrivi io ve lo mando. Ho visto che avete fatto un sacco di richieste di amicizia, io dopo le prendo tutte. I defunti ci possono aiutare intanto dandoci un po' di pace. Perché dandoci dei consigli, magari a volte non si riesce a capire, perché la vita frenetica ci porta ad avere sempre fretta a fare tutte le cose, perché bisogna fare questo, quello, quell'altro. Questo periodo che stiamo vivendo in questi giorni ci fa riflettere e ci fa pensare a tante cose e a vedere tante cose che con la vita di tutti i giorni frenetica non si guardano, perché non c'è tempo. E invece ora c'è tempo di fare tutto, purtroppo. C'è stata una cosa così forte che ora non capiamo nemmeno noi. Perché sono venute troppe cose tutte insieme. Tiziana, io penso proprio di sì. Non c'è. Serenella verrà lei. Tira un po' in giù. Sì, Claudia, senza dubbio.
Grazie, Anna. No, la signora non è così, ma non ho capito cosa mi diceva, cosa mi chiedeva. No, Arturo, io non ho provato a fare metafonia, però ho conosciuto una signora, la signora Lida Russo di Livorno, che era bravissima, era in comunicazione col figlio da tanti anni e aveva delle registrazioni del figlio meravigliose. Addirittura c'è un canto celestiale che è proprio una cosa sublime. Magari, se volete, una volta vi faccio ascoltare un pezzettino di queste registrazioni che furono fatte a suo tempo, perché la signora Lida Russo non c'è più, è andata a far compagnia al figlio. Ma sì, no, gli sono sempre vicino. Serena, se piace a te, il tuo fidanzato, sicuramente sarebbe piaciuto anche allo zio Antonio. Grazie a te, Giulia. Mi buttano. Guarda, Rita, dall'aldilà vogliono la pace, non vogliono la guerra, eh? Degli animali non lo so, ti dico proprio la verità. Io quel poco che ci sono stata non li ho visti, però può darti, ho detto perché ci sono stata troppo poco. E magari ora quelle persone che ora si svegliano da tal coma, che sono state tanto intubate. Magari chissà quante cose possono raccontarci. Vogliono dare dei messaggi? Torna indietro. Signora Anna Curci. Perché forse, se non sono tutti per te, forse perché li devi dire alle persone interessate, che sono un leone, ascendente vergine. Marilena, ritornerà la tua mamma, stai tranquilla. Adesso la voglio fare. Persone dette, non dette, non dette.
Franca, non capisco cosa vuoi dire. Vai dall'esorcista? Ma chi è che tu ti vuole fare del male? Fammi capire, non ho capito bene. E poi, dato che ci sei, dimmi anche di dove sei. E se l'esorcista è un sacerdote o no? Perché bada, gli esorcisti sono solo sacerdoti, eh? Roberto, anche questa è una domanda difficile che io non so rispondere. Ah, bene, guarda, sapevano anche. Se credo negli esorcismi, sì, ci credo. E mi piacerebbe vederne uno da vicino. Ho un po' paura, eh? Ho paura. Una volta sono andata a una messa che fanno qui una volta al mese in un paese vicino. Non ero mai andata. Questa è una messa che fanno, una messa proprio per il demonio. Viene fatta l'ultimo venerdì del mese. Sono andata con un'amica che mi ha accompagnato e mi ha detto: guarda, potrebbe succedere perché dice a fine messa fanno delle cose particolari. A me è interessato tanto questa cosa, volevo proprio vedere, no? Allora c'è la messa, poi si fa la comunione. La comunione, l'ostia era dolce. Ho detto, ma strano. Comunque era buona. Ho domandato alla signora che era con me. Ho detto, ma anche la tua era dolce? Dice no. Allora ho pensato, probabilmente l'ho sentita per sbaglio dolce. Va bene. Poi dopo l'ostia c'è stata la benedizione dell'olio. E c'era un altro sacerdote che ci ungeva tutti la testa con l'olio, ci ha fatto la croce e lì tutto bene. Poi a fine messa, una chiesa grandissima, ma proprio grande, grande, viene il sacerdote con diversi diaconi, il sacerdote principale più altri sacerdoti, perché è una messa fatta con tanti, tanti sacerdoti. E fanno il giro di tutta la chiesa con un baldacchino sopra, con la croce con dentro l'ostia, e passano su tutta la navata della chiesa. E passano, e se c'è qualcosa che non va, se c'è qualche persona ammalata che hanno bisogno di un esorcismo, queste persone danno in escandescenza. Dovrebbe succedere così, no? A me mi hanno detto. Sicché passa questo sacerdote con tutto questo baldacchino, gira tutta la chiesa. Io ero proprio in fondo dove poi rientrava sull'altare. Avevamo trovato l'unico posto lì. Quando si è fermato davanti a me, si è fermato perché passa il sacerdote, non si ferma e va avanti e prosegue. Quando si è fermato davanti a me, si è fermato. Mamma mia, io ho avuto paura perché
Tutti questi sacerdoti si sono tutti venuti intorno a me, no? Ho detto, mamma mia, cosa è successo? Allora, questo sacerdote ha alzato la croce, poi l'ha abbassata, mi ha fatto un sorriso e poi è andato via. Cosa avrà voluto dire questo sorriso? Non mi conosceva, non l'aveva mai visto in un altro paese, non ci conoscevamo. Ma questa cosa mi ha dato una gioia che non potete nemmeno immaginare. L'ha fatto solo con me. Ma come poteva lui farlo a me? Perché? Chi sono io? Non lo so, questa cosa, lì per lì mi sono spaventata. Poi dopo mi ha dato una gioia che, incredibile. E poi sono ritornata un'altra volta in questa chiesa. Chissà perché, ma l'ostia dolce era solo la mia. Perché poi la seconda volta siamo andate diverse persone. E io dopo, quando siamo venuti via, l'ho chiesta a tutti. Ma nessuno era dolce, solo la mia. E questo è un bel mistero, eh. L'inferno non c'è, ma il demonio c'è. Il demonio, il tentatore, c'è. L'inferno no. Perché il demonio ci tenta nella vita reale, cioè in questa vita. Nell'altra vita il demonio non c'è. Nell'altra vita c'è solo il Signore. Così mi hanno detto tutte le mie entità che si sono succedute e che ci sono sempre. Cosa ne pensate di questo racconto che vi ho detto? No, volevo vedere quello dopo. No, su. Ecco. Miriam, può essere. Io non lo so, forse perché non l'ho mai visto. Non ci credo. Ma che ci sia una Madonna, sì, non credo a quello che viene detto, non credo alla troppa mistificazione che viene fatta. Maria Rita, l'inferno non esiste. Angelica, porta pazienza, forse non ho visto la domanda. Ne arrivano a migliaia. Me la puoi rifare, per favore? Margherita, te la penso in una maniera e io in un'altra. Sì, Mara, mi sa che hai ragione te. Cos'è un bel racconto? Non è un bel racconto quello che ho detto? Cristina, probabilmente se non sarai una persona fortunata. Grazie, Anna. Ti ripeto però. Non sono una bacchettona, eh. Non è che io
Vado spesso in chiesa, vado solo quando ne ho voglia, quando mi sento, non per dovere, ma per volere. Letizia, allora ti rispondo un'altra volta. Semmai ti risponderò domani, ma qui in diretta no, non c'è nessuna entità per ora. Non è che non voglio risponderti. Rosaria, se non hai sentito il mio racconto e lo vuoi sentire, vai su YouTube, digiti il mio nome e lo trovi. Ok? Ciao. Signori, io vi do la buonanotte a tutti. Si è fatto tardi. Spero di rivedervi presto, di poter parlare con voi. Magari col computer più adatto, perché... Ora farò fare subito un qualche cosa da mia nipote che a me non mi riesce. Buonanotte a tutti. Mi raccomando, pensate a quello che vi ho detto e salute. Speriamo che questa guerra finisca presto, perché questa che c'è ora è una guerra. Notte notte.